Amato, amata, Dio ti benedica. Oggi riflettevo su una cosa. Pensa se Gedeone non avesse risposto a quello che Dio gli aveva detto. I Madianiti avrebbero continuato a distruggere e a razzolare tutti quei granai. Pensa se Mosè non avesse risposto al comando di Dio. O se Abramo non avesse lasciato quella che era la sua terra per andare dove Dio l'avrebbe condotto. Pensa se Gesù non avesse scelto di salire su quella croce. Noi, dove oggi potevamo essere. Eh sì, perché ti sto dicendo queste cose? Perché se oggi hai l'opportunità di fare qualcosa che Dio ti sta dicendo di fare, non rimandare a domani. Se hai un'opportunità dove Dio ti sta chiamando a perdonare qualcuno o a riconciliarti con qualcuno, fallo oggi, perché domani non sappiamo mai cosa potrebbe succedere e cosa potrebbe generare la mancanza di una risposta a quello che Dio ti sta suggerendo. Una volta mi ricordo di una situazione, all'inizio della mia conversione, erano i primi giorni che Dio aveva salvato la mia vita e mi aveva trasformato. Avevo scritto una lettera per una persona dove gli avevo predicato il Vangelo e tante cose in quei giorni erano successe affinché io potessi essere distratto dal spedire quella lettera a quella persona. Il giorno che lo feci, venne a sapere che quella persona purtroppo era deceduta per una causa naturale e nella mia vita iniziai ad avere un senso di colpa, un rimorso. Poi il Signore mi parlò, mi mise pace nel mio cuore. Io non so se quella persona, sicuramente Dio l'avrà raggiunta in qualche modo, o gli avrà parlato, se lui ha ascoltato qualcuno che gli ha predicato il Vangelo, però io per tanto tempo mi portavo nel mio cuore questo peso di non aver risposto a quella spinta che Dio mi aveva dato. Tante volte noi poi dopo ci pentiamo nel tempo di quello che non abbiamo fatto. Questo è stato un monito per la mia vita che mi ha insegnato a rispondere a quello che posso fare. Come dice la scrittura, tutto quello che è la tua mano è in potere di farlo, fallo. Quando parla la scrittura oggi è il giorno della salvezza, il giorno accettevole, non indurire il tuo cuore. Se Dio ti parla, ascolta la sua voce. Quando Dio si mostra nella nostra vita, non perdiamo del tempo, non rimandiamo a domani. Fallo ora. Gesù non ha rimandato. Gesù è salito su quella croce, ha portato la risurrezione. Quella tomba è diventata vuota. Quel processo di sofferenza che hai vissuto ha portato alla tua liberazione oggi, dopo l'accettazione di Dio come tuo personale salvatore. Non rimandare a domani quello che Dio ha fatto oggi. Dio ci benedica.